tutti. Una casa ai confini del tempo. Allora, innanzitutto una casa. E organizzare un rest in questa casa, che è la parrocchia, mi sembra la cosa più bella. E proprio in questa che è la nostra casa, sentiamoci a casa nostra. Per cui a casa nostra, avendo appreso questo, ecco, cerchiamo di donarlo agli altri. Facciamo sentire anche a loro che c'è quest'aria nuova, quest'aria di rest dopo un anno sabbatico, anche agli altri. Ecco, facciamo sentire che questo vuole coinvolgere in questa casa un po' tutti, come abbiamo trovato qui, ecco, nessuno escluso, in modo tale che tutti quanti possiamo fare festa in questa casa, che è la cosa più bella, una festa e una gioia, perché innanzitutto dovremmo vivere sempre in gioia, come dice Papa Francesco, in questa casa che è la Chiesa, e poi a maggior ragione in un momento di crisi, la festa è di casa e anche la gioia dovrebbe essere di casa. Per cui, e allora partiamo con questo prestito, io direi che partiamo subito, già hanno fatto il loro lavoro, il loro compito, il loro servizio, gli animatori. Ora spetta a tutti noi, spetta a me, spetta a voi fare questo servizio di portare il testimone. Portiamo il testimone agli altri, portiamo questa notizia agli altri, coinvolgiamo tutti, perché realmente possiamo cogliere questo momento di gioia da vivere tutti quanti nella nostra casa che è la Chiesa. Abbiamo quattro principali temi, che sono la sobrietà. Per iniziare abbiamo alcuni obiettivi, e tra i più importanti c'è l'unità nella diversità e il superare assieme le paure. E il secondo è la gioia, dove come obiettivi principali abbiamo il contare sull'amicizia e superare comunque le paure insieme. Il terzo è la libertà e la responsabilità. Gli obiettivi principali sono la responsabilità e il sapere sono necessari gli amici per raggiungere i propri obiettivi, e che responsabilità e libertà per gli aiutare gli amici nei momenti di difficoltà. Il quarto e ultimo è la testimonianza e cultura, dove come principali obiettivi abbiamo la cultura e il bagaglio di sicurezza per le esperienze future e riconoscere l'altro come amico. E inoltre la testimonianza è ricordarsi sempre di chi è, di chi si è amici e di chi è amici. Le attività formative sono delle attività per far capire ai bambini i nostri obiettivi e i temi prefissati, che servono al bambino per conoscersi e conoscere il gruppo. Allora, parla di quattro ragazzi, Paolo, Mac, Lisa e Giulia, che durante una giornata di oratorio decidono di andare a prendere un gelato. Al ritorno si rendono conto che nella strada che c'è qualcosa di diverso e notano una casa. Decidono di entrare in questa casa e vedono che in realtà questa casa non è nient'altro che una macchina del tempo che li porterà a spasso da un'era all'altra. E vivranno diverse avventure, diverse vicende, insomma, spiritose, dove si metteranno a confronto fra di loro, e alla ricerca soprattutto dell'inventore di questa macchina. Calma, le tre domande essenziali sono nella pagina 3 e sono: quando, a che ora ed a queste scadenze. Queste sono le tre principali informazioni. Allora, quando, quindi il rest sarà dal 22 giugno al 12 luglio 2014, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Ora qui c'è un nota bene. Il primo giorno, che è il 22 e che è domenica, noi faremo dalle 9 alle 13, quindi come se fosse un normale giorno di rest. Mentre la domenica successiva non ci sarà crest, quindi non ci sarà sabato e domenica, ok? E mentre l'ultimo giorno non conta, perché è sabato e c'è la festa finale. Allora il prezzo è di 40 euro, naturalmente poi ci sarà uno sconto per i fratelli. E la chiusura delle iscrizioni è il 15 giugno, e quindi le iscrizioni, diciamo, ufficialmente si apriranno dal 15 maggio.
Quindi dal 15 maggio ci saranno anche gli orari di segreteria e quant'altro. Naturalmente vi faremo sapere tutto tramite computer o comunque tramite gli avvisi, tramite diciamo, gli avvisi. Quanto riguarda ecco, per la scadenza diciamo, o comunque l'età, possono partecipare tutti i bambini che abbiano compiuto 6 anni entro il 22 giugno, cioè entro l'inizio del GREST. Se lo fai il 23 giugno non puoi entrare. All'interno del GREST sono presenti dei laboratori e degli sport e ci sono delle novità, vedete i pallini con scritto novità 2014. Allora, per quanto riguarda i laboratori, innanzitutto una cosa, una novità che abbiamo voluto introdurre all'interno del GREST è praticamente il fatto di voler coinvolgere anche persone esterne, persone più grandi. Quindi per quanto riguarda i laboratori, creatività, ballo e teatro rimangono diciamo come evergreen, quelli ci sono sempre. Poi abbiamo cucina, dove appunto abbiamo massimo 15 bambini. Refashion, anche questo diciamo che non possiamo dire molto, possiamo dire che è un misto di moda e riciclo. Cioè, praticamente cercheremo di riciclare dei vestiti e di trasformarli in abiti, insomma. Per quanto riguarda gli sport, la novità, quindi oltre al torneo di calcio, la novità è Zumba e torneo di carte. Quindi lo Zumba sappiamo tutti che cos'è. Il torneo di carte, sempre naturalmente per poter anche coinvolgere persone più grandi, sarà il torneo di carte normale, quindi briscola, scopa, scala 40, insomma cercheremo comunque più che altro, infatti questo lo devo sottolineare, più che altro naturalmente per bambini che già più o meno hanno una predisposizione o comunque sanno giocare a carte. I piccolini c'è il Mini Olimpiadi che possono comprendere tutti questi giochi, quindi sia Zumba, sia torneo di calcio, sia torneo di carte, però naturalmente sono staccati da questi altri sport, perché comunque capiamo bene che bambini di 6 anni non possono giocare a calcio con bambini di 10 anni. Un'altra novità di quest'anno, molto importante, è che ogni giorno sarà un giorno a tema. Che cosa vuol dire? Che ci sarà un giorno solo laboratori, un giorno solo sport e un giorno solo giochi. Praticamente una volta a settimana, tendenzialmente il venerdì, però poi vediamo insieme anche questa cosa. E praticamente ci saranno le serate con la famiglia, appunto una volta a settimana alle 8:30 e sarà una serata on the beach, cioè sulla spiaggia, una serata di cinema e una caccia fotografica. Quindi cosa portare al momento dell'iscrizione, che è il tagliando che vediamo qua dentro, una fototessera è importante, e i 40 euro delle iscrizioni in generale. Cosa portare invece durante il GREST? Va bene, un cappellino, un ricambio, un abbigliamento sportivo, l'acqua. Un abbigliamento, una bottiglia d'acqua dietro un libro, una merendina o un panino. Ok, per quanto riguarda l'iscrizione, quindi va bene, ecco, allora arriviamo a questo punto, cioè il bambino ha la necessità di arrivare prima dell'apertura o andarsene dopo la chiusura. Naturalmente gli orari sono 9:13, ma giustamente gli orari o comunque le possibilità, le necessità dei genitori variano da bambino a bambino. Quindi nel momento in cui diciamo un genitore viene da noi e dice guardi io non so, inizio a lavorare alle 8:30, quindi il bambino può venire alle 8:30. Benissimo, però basta che lo scrive nell'iscrizione ed è tutto a posto. Stessa cosa al ritorno, diciamo. Nel momento in cui dice io non posso prendere il bambino all'1, lo posso prendere all'1:30. Benissimo, lo deve segnare sempre nell'iscrizione. Diciamo che il limite comunque di sforamento è di mezz'ora.